siamo stati allertati per una esplosione, ed di esplosione si tratta infatti, in questa palazzina di tre piani. Nel piano seminterrato, dove sono stati, sembra, ricavati tre diversi alloggi, in uno di questi un accumulo di gas per una fuga, probabilmente non si sa di preciso da quando, ha avuto un innesco, e sull'innesco non possiamo dire, può essere dal fornello alla sigaretta all'accendino, e si è verificata questa esplosione che chiaramente ha distrutto questi tre locali del seminterrato e anche parzialmente il piano superiore, che ha interessato e distrutto un solaio del piano superiore. Non ho visto nulla, ho sentito soltanto un grosso botto. E poi quando mi sono affacciata dalla palazzina di fronte ho visto tutto fumo che usciva dalla parte diciamo di dietro della casa, quindi di fronte non c'era niente. Dopo poco sono scesa giù e c'erano delle persone ferite, però poi dicevano che c'erano persone sotto alle macerie. E quindi poi sono venuti tutti i soccorsi, abbiamo chiamato tutti e di più e le hanno portate via con le ambulanze. Dovevo pagare l'affitto del mese di aprile. Io ho detto mi cambi la caldaia perché non funzionava da novembre. Ci andavo a fare la doccia da uno, dall'altro. E lui ha detto Pagate, non pagate. Poi ho lasciato la chiave della casa, mi è cambiato la serratura e sono rimasto senza casa. Abitavo io con un altro ragazzo. La caldaia era unica per tutti o diverse caldaie? No, sono diverse caldaie, no. Io avevo soltanto una caldaia per appartamento dove abitavo. Ma avete un contratto in regola voi? Avete regolare no, contratto? No, ma chi ti fa il contratto? Quanto pagavate? Quanto dovevate pagare? 4,80. Quindi voi che cosa avete notato? Cos'era che non funzionava? Si spegneva? C'era puzza di gas? Non funzionava proprio. Non c'avevo il riscaldamento, non c'avevo l'acqua calda, non c'avevo niente.